2020 ci troviamo allo stand di 101 Caffè, l'iniziativa lanciata da Umberto Gonnella, che è qui accanto a me e a cui dico bentornato. Grazie a te. Che cosa è accaduto in questi 12 mesi? Noi ci siamo incontrati nella precedente edizione di SIGEP, la 2019, edizione in cui sei stato molto preciso nell'andare a indicare che cos'è il progetto 101 Caffè, e ora, a 12 mesi di distanza, che cosa è cambiato? Beh, direi che è stato un anno straordinario. Quest'anno abbiamo vinto l'insegna dell'anno, quindi è stato bellissimo, perché è un premio che viene dato dai consumatori, quindi i consumatori vanno online, si prendono del tempo e votano la loro insegna nel mondo retail caffè preferita, e quindi hanno speso il loro tempo, ci hanno votato e abbiamo battuto una multinazionale molto importante, quindi è stata una soddisfazione incredibile. Ma non finisce qui? No, non finisce qui, perché quest'anno la rete si è sviluppata, quindi abbiamo aperto molti punti vendita in Italia, quindi abbiamo superato i 101 negozi, ma soprattutto si è sviluppato anche l'estero, e quindi i nostri master franchisee, ad esempio a Singapore, hanno iniziato la duplicazione, quindi abbiamo appena aperto a dicembre il secondo punto vendita, e anche il Marocco sta inaugurando il secondo punto vendita, e abbiamo aggiunto quest'anno anche l'Austria e la Francia, per cui un anno che nell'internazionale ci ha portato ormai a coprire 8 paesi. Un progetto che cresce sempre più rapidamente grazie anche a una serie di iniziative innovative, come quella del truck che si trova alle nostre spalle e che in qualche modo si integra con la vostra offerta retail. Certo, noi siamo partiti con un'offerta di market, quindi dove da noi si comprava e si compra tutt'oggi il caffè in tutte le sue forme, soprattutto nel porzionato, nelle capsule, ma adesso abbiamo coniugato il modello food service, quindi si può fare colazione nei nostri negozi, quindi si arriva a una vera e propria caffetteria dove si può fare anche lo shop. Il truck risponde un po' all'opportunità di far vedere a tutti come questo modello caffetteria può stare in pochi metri quadri, e quindi l'abbiamo portato in un truck, e poi guarda anche un po' un'evoluzione del mondo retail, che oggi non è più stanziale, no? Sapete tutti che c'è questo passaggio dai centri commerciali, si ritorna in città, stiamo vedendo la grande distribuzione che è ritornata a fare il locale. Il truck rappresenta un po' un modo nuovo di vedere non più un negozio in una location statica, ma un negozio che si muove dove si muovono le persone. Chiamiamolo street retail. Assolutamente sì, è una bellissima idea, ci vorrebbe un premio, ci candidiamo. Ecco. E allora, per tutti coloro che hanno guardato, stanno guardando l'intervista con questo splendido furgone che appunto si integra con la vostra offerta e a cui è venuto l'acquolina in bocca, cominciano a dire: ma perché no, io vorrei saperne di più. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere chiedendo maggiori informazioni senza alcun impegno? L'indirizzo è molto semplice, è info@101caffe.it. Caffè senza l'accento, se lo è naturalmente. Assolutamente, su internet l'accento è bandito. Grazie, in bocca al lupo anche per questa operazione, ci vediamo prossimamente. Assolutamente, grazie a te Fabio, grazie a tutti.